Maremma come Mediterraneo, come altre terre per ragioni complesse in declino, ma che conservano straordinarie vocazioni economico-produttive, continuità e discontinuità. Mediterraneo è ancora solcato da uomini e merci, ma anche teatro di guerre e di morte. Mediterraneo che ha visto nei millenni grano egiziano nutrire poleis greche, navi romane cariche di anfore, vino e olio, salpare dalla costa maremmana per approdare in porti spagnoli. La Serenissima utilizzarlo come ponte per l'Oriente, l'Europa colonizzatrice per depredare l'Africa. In Maremma la geografia sfida la storia. Il lavoro umano ha trasformato radicalmente il paesaggio, vincendo in parte una natura resistente. Nessun luogo più della Maremma conferma la verità delle parole di Fernand Braudel. Il Mediterraneo non è mai stato un paradiso offerto gratuitamente al diletto dell'umanità. Qui tutto ha dovuto essere costruito più faticosamente che altrove. Troppo osso e non abbastanza carne. Oggi ereditiamo la meraviglia dell'associazione di vigneti e uliveti, campi di cereali e siepi e macchie. Un unicum, 100% natura, 100% cultura. Olio, vino, cereali, le vocazioni produttive. È il Mediterraneo che si impone, varietà e uniformità, ma in Maremma con una identità inconfondibile. La terra, il clima, l'acqua, le culture, dentro la categoria di civiltà del grano, dai secoli della Roma repubblicana ai moderni frantoi e alle prestigiose architetture delle cantine d'autore. Paesaggi distanti dalle armonie della bella Toscana senese e fiorentina, tuttora vive, salvo i disastri delle moderne industrie. La Maremma porta i segni dei mutamenti irreversibili di bonifiche e riforme, complicato equilibrio, tradizione e innovazione. Porta i segni forti del lavoro che conferisce speciale bellezza, lo scrive Philippe Daverio. La tutela non è conservazione. Il lavoro dell'uomo può rendere più bello il paesaggio. Nell'affresco del buon governo del Lorenzetti a Siena si vede una città bella perché disubbidisce alle leggi dell'urbanistica. Come si può dire che i vigneti deturpano il paesaggio? La bellezza è conseguenza del lavoro umano.